la prima domanda mi sembra scontato il tuo finale rispetto a come sono adesso le tue condizioni, e soprattutto ti chiedo quanto ti è dispiaciuto saltare la Coppa America. In questo momento sto migliorando molto dell'infortunio che ho avuto al piede che mi ha tolto quasi le ultime quattro partite. L'ho detto, ho dovuto giocare filtrato perché i dolori erano abbastanza forti, però adesso sto molto meglio, è passato un mese, non è stato abbastanza di vacanze, però sono contento di tornare con la squadra, di tornare ad allenarmi e molto concentrato su questo ritiro che sarà molto importante per me. Ah, della Coppa America, sì, dispiaciuto perché tutti i giocatori vogliono giocare per la sua nazionale, però io devo essere consciente che c'è una stagione in avanti, che c'è un anno completo, c'è il Palermo, c'è la mia squadra che devo pensare anche a loro. Non posso essere egoista soltanto di pensare in fare bene un mese per poi magari costringermi a fare un recupero e perdere il ritiro. Io non davo retta ai quei tipi di commenti perché io sapevo la situazione che stavo vivendo e prima di tutto dovevo chiarirlo con lo staff tecnico e medico della nazionale insieme al Palermo, e poi le voci ci saranno sempre perché non abbiamo parlato, io ho deciso di non parlare e una volta che abbiamo chiarito tutto con la nazionale abbiamo spiegato qual era la situazione, però sono molto tranquillo e molto contento, come ti diceva, di iniziare una nuova stagione. Antonio? C'è Pioli e sarà necessariamente un altro Palermo. In che misura ti senti interessato? Cosa cambierà per te? Per me? Beh, non lo so, io l'ho detto sempre, io sono qua per lavorare, per dare il mio contributo, per dare il massimo e poi l'allenatore deciderà se farmi giocare o no. Io ho detto voglio giocare un minuto come voglio giocare i 90. Sono qua, io sto qua per cercare di trovare un posto titolare, dare la mia mano alla squadra e lavorare. Spero di trovare il mio spazio come l'anno scorso, che alla fine all'inizio della stagione ero arrivato come quasi un quarto attaccante e poi con il tempo e con il lavoro sono arrivato a prendere il mio posto titolare. Pioli senza Pastore? Il Flacco è ancora dal Palermo, noi pensiamo di averlo anche quest'anno, sappiamo che difficilmente potrà continuare con noi, però ci sono tanti altri giocatori che gli possono dare una mano alla squadra. Sappiamo che Flacco è un giocatore diverso, è un giocatore che fa la differenza, però ci dobbiamo adeguare a quello che abbiamo nella rosa. Pirilla con Miccoli? Fuori o dentro il campo? È sempre un piacere stare con Fabrizio, in tutti i sensi, anche fuori dal campo, è un giocatore molto importante per noi, l'ho visto oggi molto bene, lui è contento, spero che ritrovi la fiducia che magari l'anno scorso non l'ha avuta. No, sono cose che quando non si fanno è meglio neanche parlare. Io sono dal Palermo, sono molto contento qua. Il mio procuratore che si cura di queste cose, però io sono dal Palermo, ho ancora 3 anni di contratto, sono felice, ho ancora molto da dimostrare qua. Maurizio, tu hai detto che seguirai un programma specifico per il recupero. Di cosa si tratta? L'anno scorso quando sono arrivato sono stato appena operato al ginocchio, quindi ho dovuto fare quasi metà del ritiro. Quest'anno invece arrivo in quasi il 100% delle mie condizioni e cercare di lavorare alla pari con la squadra, così
cercare di evitare infortuni, di evitare, di evitare tutti i tipi di cose che possono frenare durante l'anno. Francesco, vuoi fare già domande? Beh, non so cosa è stato chiesto prima, quindi una di ripeterlo. Vabbè, prego. L'anno scorso il Palermo ha fatto, è arrivato in finale di Coppa Italia e ha centrato l'Europa League attraverso appunto la Coppa Italia. Ti sei posto a livello personale un traguardo per questa squadra? Firmeresti per ripetere, diciamo, la stagione dell'anno scorso? Sempre, cioè per me è sempre migliorare è importante. L'anno scorso abbiamo fatto una stagione, per quanto pensavamo, normale, perché pensavamo fare molto di più, però anche così abbiamo anche di più in campionato. Abbiamo arrivato a una finale di Coppa Italia che è stato bellissimo, non abbiamo potuto vincere perché... Però quest'anno mi piacerebbe arrivare anche più avanti in campionato, anche in Europa League. Ci sono tre competizioni in cui è logico che ci piacerebbe andare più avanti, anche in Coppa Italia sarebbe bello ripetere una finale. Quando dici andare più avanti in campionato, c'è un gradino che porta alla Champions, è un sogno? Per la qualità che abbiamo come caratteristica di squadra, per i giocatori che stanno arrivando, secondo me, se lavoriamo bene, possiamo formare una grande squadra. Ci è arrivato un allenatore in cui secondo me la gente si fida molto, i giocatori secondo me sono convinti di questo nuovo progetto che inizia oggi. E speriamo di sì, speriamo di raggiungere la Champions sarebbe il massimo. Ieri Pioli ha detto che giocherà sempre con tre giocatori offensivi, sicuramente questo per te è positivo, ma tu preferisci giocare con un altro attaccante al tuo fianco oppure con due trequartisti alle tue spalle? Io l'ho detto sempre, ma mi ha toccato giocare con due punte, con una. A me piace giocare, comunque sia, essere in campo con due, tre, quattro, cinque o da solo, per me è il massimo. Però quello lo decide l'allenatore, io sono a disposizione per giocare come sia. Per arrivare dove? A che quota? Quest'anno? L'ho detto. Se le cose vanno bene, una ventina in tutto l'anno starà bene. In tutte le competizioni? In totale, sì. Ma il Palermo di oggi a bocce ferme, secondo te, equivale a quello dell'anno scorso? O ancora non è a quel livello? Soprattutto sentendo voci di possibili partenze. È difficile di paragonare il primo giorno perché... Ci sono quasi 8-9 giocatori nuovi che non ci conosciamo, stiamo iniziando, dobbiamo ancora ambientarci come squadra. Speriamo di migliorare in comparazione all'anno scorso, speriamo di trovare il nostro modo di gioco che ci faccia arrivare più in alto possibile. No, perché io ho detto che le segnavo io, non Pastore. Quindi... No, ci sarà qualcun altro che mi farà gli assist, non ti preoccupare. Ci sarà qualcun altro che mi farà gli assist. Altre domande? Uno dei problemi l'anno scorso, ha detto Carrozzieri, era il gruppo, stato un'intervista in cui appunto esponeva questo. Prossimo anno, quest'anno, state cercando di cementare meglio il gruppo, anche con i vari sloveni, È sempre difficile perché ci sono culture diverse, lingue diverse. Io sono uno sempre pro gruppo, cerco di tenerli a tutti compatti, anche è difficile perché sono tutti giocatori diversi, però dobbiamo lavorare anche su quello perché abbiamo, non è nessun mistero che abbiamo avuto un calo l'anno scorso perché magari non ci capivamo dentro il gruppo. Però quest'anno io sono sicuro che sarà diverso e troveremo quella
quella forza di gruppo nei momenti di difficoltà. Pericolo da evitare? Pericolo da evitare? Secondo me quest'anno niente, non rischiamo niente, siamo una squadra giovane, che abbiamo tempo per lavorare, abbiamo tre competizioni bellissime, quindi ci sta tutto nelle nostre mani. Per i giocatori che potrebbero essere titolari ce ne sono due che i tifosi vorrebbero come capitani, uno è Balzaretti e uno è Migliaccio, perché sappiamo Niccoli che è il capitano storico, però molto spesso in campo non è andato lui, così come Cassani che voci nel capo potrebbe lasciare per lui. Secondo me sono dei giocatori che potrebbero investire questo ruolo. Sì, oggi il capitano nostro lo sappiamo che è Fabrizio, poi da lì le gerarchie non so come stanno. Scusa, un attimo solo che stiamo in conferenza stampa, va bene. Che era? Ah, come faccio per? Ah. Sta riprendendo. Ah, continua. Ha ripreso a registrare. Ma non è mio, eh. Sì, scusa, eh. Mi ho preso la confidenza di ieri. Oggi siamo tutti qua, c'è Mattia, finché non si faccia un trasferimento dobbiamo parlare di giocatori che ci sono. Per me il capitano oggi è Fabrizio, poi Mattia, poi chi viene. La facciamo alle carte, no, Fabrizio non so come è stato scelto, però lui è un referente, un giocatore importante per la squadra, ha personalità, poi non so, sicuramente per gli anni che sono stato nella squadra. Maurizio, si parla tanto del possibile arrivo di Amaury, tu saresti preoccupato visto che bene o male le caratteristiche sono le stesse? Al contrario, un grandissimo giocatore, un amico, abbiamo giocato insieme. Se viene Mauri saremo ancora più forti. Pensate che bella coppia davanti. Due animali. Una domanda, Francesco? Una domanda? Così. Vabbè, facciamo un cubetto.